Sono le 7 del mattino e apri gli occhi al suono della tua sveglia. Allunghi la mano sul comodino e prendi il tuo smartphone. Con gli occhi ancora assonnati, noti che non hai nessuna nuova notifica. Ma che strano. Ma pazienza, quello di cui hai bisogno adesso è una bella tazza di caffè. Ecco perciò che ti alzi, fai una doccia veloce e vai in cucina. Una volta preso il caffè e fatto colazione, afferri il tuo tablet e anche lì vedi la stessa cosa, nessuna notifica. Ma ora ti accorgi anche che non c'è connessione a internet. Non si tratta solo del telefonino, tutti i tuoi dispositivi sono disconnessi. Prima di andare a controllare il router, decidi di provare la cara vecchia tecnica del spegni e riaccendi, ma naturalmente non serve. Allora controlli finalmente il router e vedi lampeggiare la lucetta rossa. Nemmeno il 4G ti funziona più. Fantastico, dovrò chiamare il provider, ma non adesso. Sono già le 7:45 e stai facendo tardi al lavoro. Devi uscire. Decidi di prendere un taxi, magari farai prima. Senza pensarci, apri l'app sul tuo smartphone. Ma certo, non funziona. Nessuna connessione. Proprio il mio giorno fortunato, ti dici in modo sarcastico. Rassegnato, ti avvii verso la fermata dell'autobus, ma è a 20 minuti a piedi da dove sei tu. E ora come ora 20 minuti proprio non ce li hai. Ma che vuoi farci? Ti metti in cammino e quando arrivi alla fermata, vedi che sul display c'è scritto nessun servizio. Chissà, forse c'è qualche disguido con le tabelle orarie degli autobus. Forse i loro server non funzionano. O forse non ci sono corse oggi. Intanto per la prima volta fai caso alle altre persone. Tutti quanti osservano i loro smartphone con grande frustrazione. Sembra che nessuno di loro abbia internet. È in quel momento che avverti il panico farsi largo dentro di te. Ma allora non è solo un problema mio. Qua la faccenda è seria. Riesci a trovare un taxi lì vicino e sali a bordo. Ma il GPS non funziona e il traffico sulle strade è impazzito. Sembra che nessuno più guardi i segnali stradali. I clacson suonano da tutte le direzioni e ti sembra che il caos peggiori ogni secondo di più lì davanti ai tuoi occhi mentre osservi tutto dal tuo sedile. Quando finalmente raggiungi il tuo ufficio, la voce del tassista quasi ti fa sobbalzare. Sono 16:50. Fai per pagare con la tua carta, senza pensarci. Ma indovina un po', non funziona nemmeno quella. Devi metter mano al portafogli e sperare di aver preso con te un po' di contante. Hai una banconota da 20 almeno, un po' di fortuna. Sono quasi le 8:30, sei in ritardo di mezz'ora. I tuoi colleghi sono già tutti lì quando entri in ufficio, ma appena entri non ti sorprende affatto sentire che tutti si lamentano del problema di quel giorno. Zero internet. C'è chi parla persino del mercato azionario fermo e nel panico. Qualcun altro sta parlando addirittura degli ospedali. Sembra ci siano problemi ad accedere ai resoconti medici. È tutto online. Ti siedi alla tua scrivania e accendi il tuo computer, anche se ti stai domandando se vale la pena persino pensare di lavorare. Non puoi inviare email, non puoi inviare rapporti, non puoi scaricare nulla dal web. I clienti telefonano impazienti ai telefoni di tutto l'ufficio, perché anche da loro internet e email non funzionano. E tu e i tuoi colleghi dovete rispolverare addirittura il preistorico fax per inviare e ricevere documenti. Il problema però è che c'è un solo fax in tutto l'ufficio e si crea subito la fila. A quel punto ti accorgi di un'altra cosa. Senza più internet, in tutto il mondo si stanno usando le linee fisse e le reti di comunicazione sono intasate, tanto che nessuno riesce a prendere la linea. Sono quasi le 10 e tutti sembrano già esausti. Con il tuo ufficio che ormai somiglia sempre di più a un circo, il capo pensa bene di dare a tutti quanti la giornata libera. Speriamo che domani tutto torni alla normalità. Sono le 11:15 del mattino. Il traffico è ancora congestionato, ma non vedi il motivo di tornartene a casa a fissare il muro. Decidi perciò di fare due passi e trovare un posto dove mangiare qualcosa. Non ricordi quanti soldi hai sul tuo conto bancario e non c'è modo di verificarlo. Sia la tua carta di credito che il tuo bancomat a questo punto sono inutili pezzetti di plastica. Decidi quindi di fare un salto alla filiale più vicina della tua banca. Per strada ascolti i passanti, ognuno con la sua teoria per spiegare l'accaduto. C'è chi parla di un attacco hacker su scala globale, chi invece pensa sia successo qualcosa ai satelliti. A quel punto ti colpisce un pensiero. Cosa ne è stato di tutte le tue foto, i tuoi video, i tuoi dati? Tutto il filmato del giorno della tua laurea è sul cloud. Tutte le fotografie dei tuoi viaggi e delle tue vacanze, tutti i tuoi ricordi sono andati perduti. Il cuore ora ti va a mille, non solo perché cammini sempre più velocemente, ma perché hai paura di aver perso così tanti preziosi ricordi della tua vita. Ti imbatti intanto in un'edicola. I giornali sono quasi tutti esauriti, ma riesci a trovarne uno. È un'edizione straordinaria e il titolo dice «La fine di Internet». Leggi rapidamente che in tutto il mondo sono già andati perduti miliardi su miliardi. Il mercato azionario è crollato. Raggiungi la banca alle 11:45, ma non ci sei solo tu.
C'è una coda chilometrica fino a fuori l'edificio. Ti metti pazientemente in fila, ma proprio in quel momento senti l'annuncio. Stiamo limitando l'accesso al contante. Tornate domani, per favore. Per fortuna fai in tempo a entrare prima che la tua filiale chiuda gli sportelli. Prendi con te almeno 500 euro dal tuo conto per le spese quotidiane. Chissà se ti basteranno. Non c'è modo di sapere quanto a lungo durerà questo incubo. Proprio mentre esci dalla banca, vedi che qualcuno strappa via il portafogli dalle mani di un tizio. Sembra che le cose si stiano già facendo disperate. Ladri e sciacalli pronti ad approfittarne. Ti affretti a nascondere i tuoi soldi in tasca e corri via. Intanto sono le 12:30 ed è proprio ora di mangiare qualcosa. Molti locali e negozi hanno già esposto cartelli con scritto «Solo contante». Meno male che hai pensato di passare in banca. Trovi un locale in cui mangiare e lì dentro c'è la TV accesa. E si parla di una cosa sola. Internet è sparito in tutto il mondo. Gli aeroporti sono fermi, così come navi, treni e camion. Il panico ha travolto gran parte delle più grandi città. In quel momento ti ricordi che i tuoi genitori dovevano partire proprio quel giorno per le vacanze. Cerchi di telefonare, ma niente da fare. Non hai idea se il loro volo è in ritardo o cancellato. Come farai ad avere loro notizie? Va tutto bene, stanno bene. Anzi, beati loro che se ne staranno in Irlanda durante tutto questo. Ti convinci così, hai altro a cui pensare ora. Devi fare provviste nel caso in cui il blocco di internet duri più a lungo di quanto si pensi o di quanto sia possibile. Alle 2 di pomeriggio le strade sono piene di gente. A quanto pare tutti quanti hanno avuto la giornata libera. La prima cosa che fai è recarti nel più vicino supermarket, ma immagini che ci sarà un'altra scena caotica o che il negozio sarà chiuso perché i loro sistemi POS necessitano di connessione al web. I grandi negozi non possono permettersi di tirar fuori carta e penna per tenere il conto delle vendite. Allora chiedi a un passante di indicarti qualche piccolo negozio d'alimentari lì vicino. Lo avresti cercato su Google fino a ieri. Oggi invece ti tocca parlare con uno sconosciuto. Grazie alle sue indicazioni trovi il negozio. Non hanno granché, ma comunque compri tutto ciò che riesci a trasportare in mano e te ne torni dritto a casa. Mentre cammini, ti rendi sempre più conto di come tutto il mondo ormai sia dipendente da internet. La tua giornata passa tra ore e ore sui social, tra video guardati su YouTube o sulle piattaforme streaming. La tua TV è digitale, anche se la guardi di rado. Ti senti già isolato e disorientato, non hai notizie di nessuno dei tuoi amici. Quando torni a casa sono già le 4 di pomeriggio. Pur sapendo che non servirà a nulla, controlli lo stesso il router. Niente, non c'è internet. Non potendo guardare nulla sul PC, decidi di accendere la vecchia TV, sperando almeno ci sia qualche film o qualche quiz con cui passare il tempo. Che spasso! Certo, se ci sarà un film, non potrai cercare su Google gli attori o il finale, ma meglio di niente. Le interruzioni pubblicitarie, chi se le ricordava? Verso le 18 suona il telefono. Sono i tuoi genitori. Sono rimasti bloccati in aeroporto tutto il giorno, e alla fine il loro volo è stato cancellato, dopo vari ritardi. Si sono sistemati per stanotte in un albergo, e sperano di poter volare il giorno dopo, se tutto si risolverà. Beh, almeno stanno bene. La sera passa lentamente, ma non ne puoi più. Dopo una giornata simile vuoi solo dormire. Verso le 22 sei già nel mondo dei sogni, sperando che domani tutto questo caos se ne sia andato e che l'unico stress che ti aspetti sia quello solito del tuo lavoro. Sono le 3:15 del mattino. Ti svegli perché sul tuo telefono stanno arrivando notifiche su notifiche. Aprendo gli occhi, vedi che lo schermo sta letteralmente impazzendo. Non solo il tuo, in tutta la città, anzi in tutto il mondo, gli schermi si stanno riaccendendo. Non credi ai tuoi occhi, tiri un sospiro di sollievo. Il mondo è tornato online. Urrà! Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.